è la Russia che deve dimostrare di volere la pace, invece in questo momento sta intensificando i bombardamenti sul Donbass, sta intensificando la guerra in Ucraina, sta provocando altri morti. E nel nostro documento di lavoro c'è un approccio in parallelo, che significa che in questo momento noi vogliamo da una parte continuare a sostenere l'Ucraina con tutti i sostegni che servono e dall'altro promuovere un gruppo di facilitazione internazionale per permettere, per esempio, di superare questa crisi del grano. Siamo in un momento in cui rischiamo che scoppino nuove guerre a causa della crisi alimentare che si sta generando dalla guerra in Ucraina e dal blocco del grano ucraino nei porti ucraini a causa della Russia. Quello che noi pensiamo come Italia e insieme a tutta la comunità internazionale è che si debba sbloccare il prima possibile la possibilità di portare via dall'Ucraina tutto il grano che è stato prodotto in modo tale da poterlo esportare e da poterlo portare soprattutto in quei paesi più fragili. Noi abbiamo un continente africano che in questo momento sta soffrendo una crisi alimentare generata dalla guerra mondiale del pane, che può produrre colpi di Stato, proliferazione di organizzazioni terroristiche, nuovi fenomeni migratori. Quello che noi chiediamo alla Russia è di non macchiarsi di altri crimini e di sbloccare la possibilità di far esportare agli ucraini il loro grano. La Russia oggi dice, esponenti del governo russo, si può trattare sullo sblocco se vengono allentate le sanzioni. È una posizione negoziale accettabile? Guardi, io penso che l'Unione Europea debba approvare il sesto pacchetto sanzioni per bloccare l'import di petrolio alla Russia il prima possibile. E questo perché? Perché se da una parte c'è la Russia che usa le armi per attaccare l'Ucraina, noi l'unico strumento che abbiamo per difendere il popolo ucraino e portare Putin al tavolo sono sicuramente le sanzioni. E su questo secondo me l'Unione Europea deve accelerare, anche perché nel momento in cui si va a colpire gli introiti del petrolio, la Russia, in particolare Putin, avrà meno soldi per finanziare questa guerra. La proposta di pace proposta dall'Italia, lei ha parlato di proposta ancora in fase embrionale, sarebbe già stata almeno per metà rigettata dalla Russia. Guardi, io credo che la Russia abbia di fronte a sé la grande sfida di dimostrare di volere la pace. Con queste dichiarazioni non dimostra di volere la pace. Noi abbiamo progettato un documento di lavoro che inevitabilmente è in fase embrionale, perché il lavoro che dobbiamo fare per far dialogare le parti passa per un gruppo internazionale di facilitazione che deve partire proprio da sblocco del grano, cessate il fuoco localizzati, scambio di prigionieri, possibilità di evacuare civili che sono sotto le bombe e poi passare ad un cessate il fuoco generalizzato e poi a quella che tutti oggi chiamano la nuova Helsinki. Ma è la Russia che deve dimostrare di volere la pace, invece in questo momento sta intensificando i bombardamenti sul Donbass, sta intensificando la guerra in Ucraina, sta provocando altri morti. E nel nostro documento di lavoro c'è un approccio in parallelo, che significa che in questo momento noi vogliamo da una parte continuare a sostenere l'Ucraina con tutti i sostegni che servono e dall'altro promuovere un gruppo di facilitazione internazionale per permettere, per esempio, di superare questa crisi del grano. Ministro, intanto però anche nel suo movimento continuano i distinguo sulla posizione dell'Italia sulla guerra in Ucraina, addirittura oggi il tesoriere del movimento Claudio Cominardi ha condiviso un disegno di Draghi al guinzaglio di Biden. Sono, come dire, posizioni che indeboliscono poi l'Italia sullo scenario. Guardi, quell'immagine è inaccettabile, ne prendo totalmente le distanze. Noi come forza politica sosteniamo questo governo e come forza politica sosteniamo il Presidente del Consiglio di questo governo. Al di là poi del diritto, quello non è diritto di critica, quello è sostanzialmente una cosa da cui bisogna solo prendere le distanze e spero che il Movimento prenda le distanze il prima possibile.